ringrazio innanzitutto il dottor Catamo e il dottor Giacomini per l'invito. Quello su cui mi voglio soffermare non è tanto la parte tecnica, è stato già detto tantissimo. Vorrei toccare l'aspetto più emotivo e osservare con voi più da vicino il punto di vista di chi si approccia ad affrontare, a migliorare o a correggere un disordine posturale. E parlando di età evolutiva, credo che il mondo interiore del bambino, di un preadolescente o di un adolescente sia fondamentale e degno di attenzione anche in un fenomeno piuttosto complesso come quello della posturologia. La mia pratica clinica, la mia formazione e i vari interventi che ho effettuato in diversi istituti scolastici, anche attraverso progetti di prevenzione primaria, di forme di sensibilizzazione rivolte sia ad alunni sia a famiglie, e mi ha portato sicuramente a osservare il bambino e l'adolescente a 360 gradi, e cercando di fare attenzione allo stretto legame che intercorre sempre tra fattori prettamente biologici ma anche elementi socioambientali e psicoaffettivi. Quello che faccio nel mio lavoro è innanzitutto, è un po' anche perché segue il mio approccio, che è un approccio cognitivo-comportamentale, è quello di costruire, di dare molta importanza a costruire una relazione terapeutica che sia autentica, che sia empatica, perché dall'altra parte ho un paziente che sicuramente, essendo piccolo, ha la necessità anche di sentirsi accolto e accettato in maniera incondizionata, e il mio impegno deve essere quello di garantire autenticità e empatia, ascolto, e supportarlo e incoraggiarlo sempre in modo attivo, con fiducia, cercando anche di sottolineare i progressi che fa o eventuale sorreggerlo davanti a delle ricadute. Il mio obiettivo è quello di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio e liberamente. E un altro elemento importante a cui do tanta attenzione è un processo collaborativo. Insieme, parto anche dal bambino, attraverso dei piccoli contratti educativi in forma di gioco, stabiliamo insieme quelli che sono i traguardi che vogliamo raggiungere, e questo mi permette di aumentare il suo livello di motivazione, di ottenere una maggiore aderenza al trattamento che poi verrà proposto, anche con la guida costante della famiglia. Dico questo perché mi trovo spesso a interfacciarmi con famiglie preoccupate parlo soprattutto di problematiche fisiche e anche psicosomatiche, dove a volte la mia figura non è del tutto, non mi permette di fare una valutazione o di avere un quadro completo di questa sindrome o di questo disturbo. Ed è lì che devono intervenire altri medici specialisti per avere un quadro più completo e per arrivare ad una diagnosi più funzionale. E un fenomeno come quello posturale deve necessariamente, per essere valutato in maniera completa, considerare anche quelli che sono gli aspetti psicologici. Non devono essere assolutamente sottovalutati, perché tutto il vissuto interiore, le emozioni, condizioni di stress, disagi emotivi, traumi, possono in qualche modo alterarne anche la postura. E la postura è legata alla vita emotiva, è quasi il nostro modo di essere. Spesso la psicologia viene associata alla postura come comunicazione non verbale, e io attraverso il corpo comunico, non solo attraverso la mimica, la gestualità, ma anche attraverso il mio modo di camminare, il modo in cui mi siedo. Spesso, ad esempio, quando siamo tristi tendiamo a curvare le spalle, incassare il torace. E cosa succede? Il mio corpo manda un segnale al cervello e mi dice: sono triste, mi sento depresso. Questo che cosa comporta? Comporta un'alimentazione, un alimentare continuo di queste sensazioni negative che interiorizzo, e protrae nel tempo quell'atteggiamento posturale che poi diventa un vizio di comportamento e di postura. Quindi quello che ritengo fondamentale è andare sempre a cogliere eventuali problematiche psicologiche che possono interferire anche nel disordine posturale. Ho fatto riferimento a Bowlby perché Bowlby addirittura sosteneva, Bowlby è uno psicologo che ha elaborato i diversi stili di attaccamento descritti nella letteratura,
Lui aveva elaborato e sosteneva che già dalle primissime interazioni madre-bambino si determinano i movimenti e le posture del piccolo. Secondo Bowlby, ciò che determina il movimento e le prime posture sono il modo in cui la madre prende in braccio il bambino, il modo in cui lo allatta al seno, il modo in cui il piccolo reagisce al contatto con la madre. Quindi, oltre a determinare l'affettività, la capacità di interagire con gli altri, lo sviluppo complessivo dell'identità del bambino, e ne determina anche la postura in qualche modo, in questa forma di interazione. E questi sono alcuni esempi di posture che lui aveva ipotizzato che un adolescente avrebbe sviluppato. Ad esempio, un attaccamento sicuro con la figura di riferimento avrebbe sicuramente portato ad una postura piuttosto equilibrata, un attaccamento insicuro evitante avrebbe portato ad una postura più raccolta e più chiusa, un attaccamento insicuro ambivalente potrebbe portare ad una postura piuttosto insicura e impacciata oppure estremamente rigida. E quello disorganizzato è l'attaccamento che diciamo determina le posture più anomale e anche l'eventuale presenza di stereotipie motorie. Alcune ricerche hanno anche evidenziato come la nostra postura è quasi un adattamento al contesto, al sistema familiare, e spesso si riscontrano le stesse posture in più membri della stessa famiglia. E quindi sembra che ci sia proprio questa forma di adattamento all'ambiente in cui il bambino, in cui cresciamo, e in qualche modo prendiamo quello che assorbiamo da tutto ciò che ci sta intorno. Quindi ho fatto queste considerazioni perché penso che quando arriviamo ad una valutazione completa di un disordine posturale o di un difetto posturale, non si può non prendere in considerazione anche gli aspetti psicologici. Quindi, oltre ad andare a valutare possibili alterazioni legate vista, mandibola, appoggio plantare, e anche problematiche nutrizionali come il sovrappeso, sono da considerare tutti questi fattori che in qualche modo alterano anche l'atteggiamento posturale. Faccio una piccola parentesi perché avendo svolto diversi sportelli di ascolto in questi 2 anni di pandemia e mi sono interfacciata continuamente con bambini, preadolescenti, adolescenti e con famiglie, le preoccupazioni dei genitori erano quasi sempre concentrate su tutta la sintomatologia che è emersa in questi 2 anni. Sovrappeso, posture scorrette davanti ai dispositivi. Si è addirittura ormai è diventato è entrato nel manuale diagnostico il disturbo da dipendenza da videogioco. Ormai i bambini sono concentrati e giocano ore e ore davanti ai videogame, addirittura alcuni bambini arrivano a dimenticare i bisogni primari, quindi dimenticano di mangiare, dimenticano di andare in bagno. E poi c'è tutta la parte, diciamo, legata all'attività fisica che in qualche modo viene proprio esclusa, dimenticata, perché il dispositivo diventa quasi l'unica ragione di vita. La mia figura è stata importante perché mi ha permesso di rieducare in qualche modo la famiglia. Lo sportello è servito come sostegno alla genitorialità, è servito per impostare dei percorsi che potevano essere rieducativi, ma anche permettere alla famiglia di intraprendere serenamente eventuali trattamenti riabilitativi e abilitativi che potevano riguardare qualsiasi altro tipo di aspetto, quindi problematiche nutrizionali o problematiche posturali. Se è più facile intraprendere un trattamento correttivo con un bambino di 6 anni, diventa più complicato con un adolescente, perché l'adolescenza è sicuramente un'età molto più difficile, è un periodo complesso dove è caratterizzato da una serie di trasformazioni sia sull'aspetto fisico legate ovviamente agli ormoni, e spesso la maturazione non arriva nello stesso periodo, quindi l'adolescente non vive sempre bene il proprio corpo, soprattutto nel confronto con gli altri e con i pari, e a quest'età l'adolescente ha l'unico obiettivo è quello di essere sempre perfetto, di essere all'altezza. Spesso l'approccio che ha con un medico specialista, anche ad esempio durante una valutazione posturale, l'adolescente, e mi è capitato, arriva già con l'idea di voler trasmettere al medico di essere perfetto, di essere all'altezza, di non avere alcun difetto, perché per lui riscontrare un disordine, un difetto posturale,
E per lui è una ferita profonda che comporta una serie di emozioni, stress, sensi di colpa, angoscia, tristezza, ansia, e tutto questo per lui è inaccettabile in un periodo già abbastanza critico che lo porta a confrontarsi continuamente, ad andare alla ricerca della propria identità, lo porta a cercare quel modello perfetto in cui rispecchiarsi. Quindi in questo momento, in questa fase, un difetto posturale con tutte le implicazioni estetiche che ne possono derivare sicuramente hanno delle ricadute psicologiche importanti, soprattutto sull'adolescente. E molto spesso deve essere supportata la famiglia, è motivata la famiglia, lo diceva prima chi mi ha preceduto. Sono a volte i genitori che sono spaventati dall'andare in qualche modo ad inficiare l'esteriorità del figlio, o pongono domande, ma poi che succede? Potrà fare attività fisica? Quello che in qualche modo ho cercato di fare anche nei programmi di prevenzione attivati con le diverse figure specialistiche che ruotano intorno all'età evolutiva, è stato sempre quello di far passare il messaggio che un difetto posturale non deve essere un problema, ma è anche, ad esempio, il dover necessariamente utilizzare un supporto tecnico, il corsetto, non è un problema, ma deve essere una possibilità. Ai bambini e agli adolescenti va parlato in modo chiaro, senza digressioni, non devono essere omessi disagi, eventuali difficoltà. Il bambino ha bisogno di chiarezza. Se al bambino è tutto chiaro ed è adeguatamente supportato, probabilmente riuscirà ad aderire meglio alla terapia e anche al trattamento. E questo è quello a cui facevo riferimento prima, addirittura sono stati definiti tartarughe digitali proprio per questo atteggiamento che assumono davanti ai dispositivi. Quindi provo a riassumere un po' perché è importante il supporto psicologico. È importante perché bisogna eventualmente rilevare anche delle conseguenze emozionali e psicologiche che poi si somatizzano nella posizione viziata. Ad esempio, un dorso curvo può essere tranquillamente un atteggiamento di chiusura psicologica dovuto a bassa autostima, insicurezza, e quindi va in qualche modo supportato anche a livello di autostima, va fatto un percorso e un lavoro su se stesso che sicuramente può portare ad una soluzione combinata e ad una risoluzione combinata del problema. È importante per guidare in modo positivo la presa di coscienza, quindi lavorare prima in termini di presa di coscienza, di consapevolezza, poi di comprensione e dopodiché di accettazione. È importante per poter contenere tutti gli stati emotivi, ad esempio, che ne possono derivare dalla prescrizione di un supporto tecnico, come sostegno alla genitorialità, quindi evitando di fare emergere eccessivi allarmismi, eccessive paure. E qui questo può sicuramente portare il bambino, il preadolescente e l'adolescente a aderire maggiormente al trattamento. Quindi credo di aver reso l'idea: il supporto psicologico a volte è necessario, sia in fase di valutazione, sia durante un percorso di trattamento correttivo, perché è una fase piuttosto delicata, perché è la fase in cui il bambino prova a costruire un'immagine positiva di sé, e quindi un difetto posturale non deve necessariamente inficiare la maturazione armonica ed equilibrata della personalità del bambino. Ho concluso. Grazie.